ti ho aspettata per ore. Ero sicura che fossi tu, anche se hai tinto i capelli. Io ti ho voltato le spalle, io ti ho tradito. Tu invece? Quella roba ti sta uccidendo, Riccardo. Sei diventato schiavo di quelle pillole. Non sono un tossicodipendente, va bene? Sei bellissimo. E dagli schiaffi è passato ai pugni. E poi una sera mi ha preso a calci davanti al nostro figlio. Ti amo. Ti amo. Non lo sapevate o facevate finta di niente? Marta Guarnieri e Vittorio Conti sempre più vicini. La giovane ereditiera a casa del pubblicitario, una mezzanotte scandalosa. Conosco e sovvenziono la metà dei giornalisti di questa città e tu l'altra. Com'è possibile che escano queste notizie? Chiedilo a tua figlia. Pare che ormai abbia fatto dello scandalo la sua ragione di vita. Scandalo mi pare esagerato. Dovevamo trascinarla al circolo, in catene se necessario. Chi vi dice che abbiano passato la notte insieme? Magari sono passati a prendere le chiavi della macchina o a bere qualcosa. Ti sembrano due che salgono a prendere le chiavi della macchina, questi? Papà, Marta e Vittorio si amano, esiste anche l'amore. Te lo dico io che cosa esiste. Esistono leggi che regolano il vivere civile. Esistono comportamenti degni del buon nome di questa famiglia e della sua posizione. Poi esistono quelli come me che debbono rimediare ai danni che te e tua sorella fate in nome dell'amore. Fai in modo che questi giornalisti la smettano di far uscire queste notizie. Ma dove vai? A mettere fine a questa buffonata. 1960 comincia col piede giusto, eh? Sicuro che vuoi andare? Non voglio. Devo. Sono già 24 ore che siamo insieme. Sei stanca di me? Mai. Ho una montagna di lavoro da sbrigare e un appuntamento con Sandro De Caccati. Rimandalo. L'ho già fatto, l'ho rimandato da un'ora. Devo proprio scappare. Sei felice? Che tu te ne vada, no? Che noi siamo qui. Moltissimo. Quando stiamo insieme stiamo bene. Però già lo so, quando uscirai da quella porta io comincerò ad avere paura. Di cosa? Di quello che succederà domani, Vittorio. Ho tagliato i ponti con la mia famiglia e ho deciso di imboccare una strada completamente nuova. L'abbiamo imboccata insieme. Guarda che decidere di andare via di casa è stato difficilissimo per me. E adesso mi sto rendendo conto che è solo l'inizio. Gli inizi sono sempre esaltanti. Ma io infatti mi sento esaltata, però anche un po' terrorizzata. Va bene. Se mi prometti che ti sbrigherai, aspetto che tu ti vesta e andiamo insieme. No, non voglio che poi stai le ore a guardare l'orologio mentre mi preparo. Va bene, allora ci vediamo dopo al paradiso. Sai una cosa? Ho sentito dire che il direttore del paradiso è un uomo molto affascinante. E una mia amica si è presa una bella cotta per lui. E com'è questa tua amica, carina? Ti ho mai detto che ti amo? A me no. Forse alla mia amica sì. Riposati e fai colazione. Stamattina il caffè mi è venuto buonissimo. A dopo. Lo sai che mi piace tanto quando mi accompagni al lavoro? A dire il vero non vedevo l'ora di uscire di casa. C'era un'aria pesantissima. Non è necessario che pubblicassero quelle foto? Lo sai come sono fatti certi giornali. Pubblicano solo ciò che vende. E una giovane ereditiera a casa di uno scapolo in piena notte era un pettegolezzo irrinunciabile. E anche il nostro fidanzamento era un pettegolezzo? Beh, no. La nostra storia in confronto a quella di Marta e Vittoria è roba da ultima pagina. Capisco, quindi tua sorella è una giovane ereditiera mentre io sono una semplice cenerentola meneghina. Già.
Però la mia, Cenerentola Meneghina. Ci vediamo a pranzo? Pranzo? Riccardo, dobbiamo andare al circolo. Dobbiamo decidere il menù del matrimonio e anche le disposizioni del buffet. Ti prego, dimmi che non ti sei dimenticato. Non vedo come sia stato possibile. Lo sai che ci saranno anche mia madre e tua zia. Ah, ecco, vedi, c'era una ragione per cui me l'ero dimenticato. No, non scherzare. Ma siete tutte donne, mi sentirei di troppo. Tu sei necessario. Lo sai che tua zia non vede l'ora di rimarcare quanto io sia priva di gusto. E una volta che l'avrà fatto con me, lo farà anche con mia madre. Non è che tu mi stia proprio invogliando così, eh? Ti prego. Ho bisogno che tu ci sia. Non te lo chiederei se non fosse importante. Va bene, ci sarò, promesso. Grazie. A dopo. Mario, hai dimenticato qualcosa? Mi spiace deluderti, ma sono io. Posso entrare? Dunque, è qui che abiti adesso? Eh? E quando avevi intenzione di dirmelo, se non sono troppo indiscreto? Non abito qui. E se questo è il motivo della tua visita, puoi stare tranquillo. Come lo definiresti il fatto che tu dorma qui? Vittorio mi sta ospitando solo per qualche giorno. Ah, ti sta ospitando solo per qualche giorno. Glielo spieghi tu alla stampa? Eh? Glielo spieghi tu che ti sta ospitando solo per qualche giorno? E quindi è questo il problema? Ti preoccupa il buon nome della famiglia? Ti rendi conto di quello che stai facendo, no? Se sei venuto fino qua, dimmelo tu. Tu ti stai rovinando la vita per uno che fino a pochi giorni fa doveva sposare Andreina Mandelli. Fino a pochi giorni fa. Uno a cui hai dato 50 milioni di lire senza chiedere niente in cambio e senza sapere praticamente chi sia. Poi sono io quello ridicolo. Andiamo, dai. Non ci penso nemmeno. Marta, andiamo. Lascia! Vedrai che un giorno mi ringrazierai. Solo quando la smetterai di considerarmi una tua proprietà. La verità è che a te non ti importa niente di me. Tu sei soltanto furioso per aver perso il tuo potere e mi fai pena! Chissà come l'hanno presa i Guarnieri. Male, me l'ha detto Riccardo. C'era da aspettarselo. Perché deve esserci qualcosa di male se due persone si amano e vogliono stare insieme? Una ragazza a modo aspetta di sposarsi prima di fare certe cose. Ma perché? Se malauguratamente il dottor Conti e la signorina Guarnieri dovessero lasciarsi, lei sarebbe vista come... una poco di buono. Non sarebbe più pura. E quindi gli uomini possono avere tutte le donne che vogliono, mentre le donne no. È ingiusto, lo so, ma è così che vanno le cose. Ma le cose vanno male e noi dovremmo opporci. Secondo me si sposeranno. La tua è una fissazione. Va benissimo che Nicoletta, Paola si sono trovate un uomo, un matrimonio, perfetto. Ma non è che tutte le donne adesso si possono sentire realizzate trovando un uomo, un matrimonio. Ci sono altre cose nella vita. Ah, brava Tina. Grazie. E sentiamo, visto che il matrimonio non è la tua priorità, quale sarebbe il tuo interesse? La musica. Diventare una cantante. Noi invece sogniamo ancora un matrimonio come quello di Nicoletta. Parla per te. Non è che il matrimonio sia tutto rose e fiori. Per esempio, voi oggi in pausa pranzo vi rilasserete, chiacchiererete, mentre io sarò al circolo per la disposizione dei tavoli con mia madre e la contessa di Sant'Erasmo. La contessa. Cosa c'è di tanto complicato nel disporre dei tavoli? Basta che non si scontrino l'uno con l'altro. Sono gli ospiti a non doversi scontrare l'uno con l'altro. Brava. Noi al nostro matrimonio inviteremo pochi amici e qualche parente. Un problema di meno, eh. E poi mia nonna lo diceva sempre. Meglio pochi, ma buoni. Giusto. Ah, quindi questa cosa dei proverbi va indietro proprio di generazione. Dai.
Vabbè, ma comunque, scusa, non può venire Riccardo a darti una mano? Certo, mi ha promesso che verrà. La contessa. Basta! Forza però, adesso andiamo, eh? Sì,